poi abbiamo nella riunione di questa mattina, il direttivo di questa mattina, stabilito innanzitutto che le province lombarde non vivono la situazione di tutte le altre o genericamente delle province italiane. La Lombardia con 10 milioni di abitanti oggi non è una realtà qualsiasi. Le nostre province sono province che alcune superano un milione di abitanti, quindi vivono una realtà politica, territoriale, grande interesse e grande attenzione al territorio, l'assoluto bisogno di fare nuovi investimenti, e questo con le risorse attuali non lo possiamo assolutamente fare. Abbiamo parlato del patto di stabilità che oggi conteggia anche le spese di investimento, quindi non ci permette addirittura anche per le province virtuose come quella di Como o altre province come Bergamo e Brescia di poter pagare i fornitori. Paradossalmente le province virtuose che hanno la disponibilità di fondi non possono fare investimenti e questo è penalizzante. E assistendo anche a situazioni come quella dei giorni scorsi, i ripiani veloci dei comuni come quello di Catania, così, insomma, noi non ce la facciamo più, noi vogliamo in maniera dignitosa dei bilanci che ci permettano di guardare avanti, di intraprendere quelle nuove infrastrutture che da anni i nostri territori aspettano. Una logica di risparmi, però anche in questi giorni molti ritornano a parlare di abolizione delle province. Ma l'ho detto prima, le province sono diverse, diverso è il ritorno in termini territoriali e demografici. Le nostre sono province che alcune superano il milione di abitanti, io sono contro l'istituzione di nuove province, sono contro le province che hanno presso poco gli abitanti dello stesso capoluogo, quello vuol dire creare veramente uno spreco, un doppione. Ma assolutamente non possiamo toglierle,